stiamo cercando di fare. Fisso la telecamera qua e poi partiamo. Abbiamo visto che ero fermo qui alla macchina per organizzare il tutto e allora si è fermato anche lui, adesso lo seguo, andiamo su. Ma lui è più in gamba di me, è più giovane, ha una bici più bella, è più veloce, è anche più allenato. Io sono fermo ormai da troppo tempo, faccio più salite da un bel po'. Preparato il percorso gara, mezzo monte, la strada quella dietro il cimitero, mezzo chilometro su, giri a destra, sì, e torni verso, torni verso il Troi dei Mui, diciamo, sì, sì, sì. Fai boschetto, sì, giri a destra e fai e riscendi, sai dov'è la croce, sì, sulla sterrata, sì, ecco, più o meno lì entri dentro il Troi del Ceppo, lo fanno tutto, sbucano sulla tagliafuoco. Il giro che hai fatto recentemente a Barcia, quante ore ci hai messo? Avrò messo 10-12 ore, ma lì io, a parte che sono andato con calma perché sennò io non reggo un ritmo elevato, ma soprattutto devo cercare di non sfiancarmi in salita, perché quello che mi interessa è fare la discesa. Se mi sparo tutta la salita, dopo la discesa non la fai più, arrivi in cima che sei cotto, bruciato, per scendere devi essere fresco e lucido. Questa è la discesa giusta, il rodaggio delle mie pastiglie nuove. Ma lì come sono messo? Qui anche se scivoloso, posso inclinarmi tanto. Però per fare questo la sella deve essere bassa perché ti deve passare sotto la coscia. Sì. E qua è difficile, proprio tu arrivi sulla ghiaia e cominci a avere paura perché senti scivolare. In realtà non scivola. Cioè scivola ma poco e riesci a tenere il controllo. Però non ti devi sbilanciare troppo in avanti, devi cercare di stare centrale, perché se no ti porti troppo in avanti e lei farà tac così. Arrivi con tutti e due freni belli pinzati. Quando cominci a inclinarti, molli quello anteriore e vai solo di posteriore, leggero. Se sei troppo veloce, continui leggerissimo con quello anteriore, ma a metà curva molli tutto. Via. Il trucco è: entri lento e esci veloce. In alcuni casi è più veloce di me. Io è l'unica persona che ho trovato più veloce di me. Sull'asfalto lui mi batte, ma sullo sterrato no. Man mano che il fondo diventa sdrucciolevole, lui perde. Perché? Perché lui arriva velocissimo in curva, sparato come un missile. Lui continua a frenare fin quasi all'uscita da curva. Per cui la maggior parte delle persone arrivano veloci, con la staccata lunga. E quando sono qua già oltre metà curva, sono ancora con i freni pinzati. Per cui entrano sparati ed escono lenti. Invece il trucco, soprattutto nello sterrato, è entrare piano, anzi giusto, arrivi giusto e a metà curva molli tutto e lei esce fuori come un misto. Accelera da solo. Pom. Qua, attento qua. Pinzata, molla. Pinzata, molla. Quella lì, qua, quella biscia là, no, ho visto la biscia, no, non era un carbonaio, era nera e rossa, no, grigia, grigia, allora può darsi che fosse una vipera Berus, no, non l'ho vista, ma era viva, sì, sì, viva, viva, no, cioè io ormai ci passo sopra le vipere, non me ne accorgo neanche più, le ho viste, ma pensavo fosse un ramo per terra, no, no. È già la terza volta, ogni volta credo che sia un ramo, sto per metterci il piede sopra e dopo vedo che si muove. E finché sono dritto, tutti e due giù a pinzare.
dritto, pinzata, molla, via, così. Un po' di posteriore e via. Occhio qua! Piano qui! Quel punto lì dove c'è quello scorrello lì è uno dei più brutti, perché è proprio in curva e se tu arrivi veloce e salti lo scorrello vai via dritto. Però io riesco a farlo. Caduta la vipera, oggi sto sfidando la sorte. Allora, vengono su qua, sì. E qua è il pezzo più dritto e più veloce. Io quando esco in velocità qua e lì a metà raggiungo, arrivo su fino ai 80 all'ora qua. A me piace tanto la sterrata, però devi starci con la testa. Se esatto. Non sei concentrato, cioè basta niente, hai visto prima te, basta niente, esatto. E ti fai male, anche andando piano. E ho detto, cazzo, voglio anch'io provare. La BMX, la BMX allora ha detto sì, va bene la BMX, ma per quello che fai tu, forse tu come quello che fa Danny McCaskey vorresti fare il dirt, ma le dirt, a parte che ci sono pochi costruttori, ma in più essendo più da discesa, sempre tipo la BMX, ma più da discesa, cioè ha detto sono molto robuste e viaggi intorno, per una non ammortizzata viaggi intorno ai 2000 euro. Periodo della... E poi qua trovi dove trovi parchi da BMX? Il parchetto lì a Prata c'era una pista dove c'erano anche i panettoni, ma più di lì non c'è molta roba. Questo lo conosci qua? Sono andato su, c'è l'impronta di dinosauro, no? Sì, ma sei andato a vedere l'impronta? No, io no, nessuno che... Ah sì, c'è l'impronta, ma nessuno che va a vederla. L'ho visto un tuo filmato. Avevo provato ad andare su, ma dopo lì non si va più in bicicletta, almeno io non ce la faccio. No, in bicicletta non ci vai su in bicicletta. A un certo punto poi ho detto qua, boh, dovrei caricarla su. Cioè, non dovresti nemmeno scenderci in bicicletta qua. Cioè, vabbè, quelli che fanno enduro fanno il 981. Perché qua c'è il 981 e il 982, il 982 non vorrei sbagliare perché il 981, comunque uno scende dalla Busa Bernat e viene giù qua e... Quello lì l'ho fatto a piedi. È disastroso, sì. Farlo in bici è proprio ammazzarsi.
981 è ancora un po' più potabile, poi qua si uniscono. E poi quando tu arrivi andando su, trovi il bivio 982. Continui per il 982, sì, quello a sinistra, diciamo, e dopo circa 300 metri arrivi all'altro piccolo bivio, col sentiero laterale dove c'è scritto impronta del dinosauro. Non è tanto su, è a un terzo dell'altezza, della lunghezza del percorso. Vai avanti tu che voglio vedere come fai le curve. Vai avanti tu, così ti filmo. Vado così? Sì, ma non importa, così ti filmo un po'. Lo fanno scendere da qua? Perché l'anello delle ossa è brutto, cioè ci sono punti esposti. Non avevo neanche mai visto che ci fosse un sentiero lì. Questa? E qua esce giù a coso, lì del Masaretto. È una delle cose quando saltelli di non far ondeggiare l'anteriore, di restare, di non fargli fare così. Perché tanti mi dicono, ma sai la strada per andare su a Mezzomonte, ma no, ma presa da qua, io non l'avevo mai fatta questa. Credo che tanti la facciano in salita per evitare quella un po' più ripida di là. Sì, sì, siamo a coso qua. Penso proprio di sì, ho mezzo bruciato anche i miei, anche perché non sono abituato ad andare piano io. Quando vado piano, freni tanto di più. Ciao Gigi, okay. Grazie di tutto. Ok, ciao.